tutti almeno una volta nella vita se le ricette di Ciccio Gamer sono buone oppure no. Signori, io sono qui quest'oggi a svelare questo segreto. Proveremo la carbonara di Ciccio Gamer 82. Sono gli ingredienti. Direi di iniziare subito perché non so quanto tempo ci metteremo. Prima cosa che viene fatta da Ciccio Gamer 89 nella sua ricetta è fare la carbo crema. Quindi noi seguiamo tutti i passaggi, iniziamo dalla crema, dalla pietanza. Lui inizia nel spaccare le due uova e mettere un tuorlo e tutto un uovo intero. Quindi, come si spaccano le uova? No, me lo ricordo. Allora, non so però io dividere un tuorlo, vabbè ci provo. L'uovo si è spaccato. No raga, ho paura di fare danno. Ecco, la ha fatto danno perché dovevo tenere il tuorlo e ho fatto che tenere soltanto l'albume. Vabbè, il tuorlo lo stiamo tenendo e già è un successo. Ok, un tuorlo ce l'abbiamo, magico, e lo andiamo a inserire qua dentro. Ora arriva la parte difficile perché dovrei tenere il tuorlo soltanto. Proviamoci. Spacchiamolo qua dentro per comodità. Ok guys, andiamo a mettere il tuorlo qua dentro, quindi un tuorlo è andato. Andiamo a inserire anche quello precedentemente tolto. Voilà. E andiamo a mischiare. No, devo aggiungere il parmigiano, che questo è un miscuglio tra parmigiano e pecorino, infatti è un po' tutto grumoso. Andiamo a inserirlo, lui ha detto più ne mettete più sarà saporito, quindi io direi è un blocco qua, però appondiamo e mettere. Voilà. Ora arriva il momento di mischiare, quindi prendendo una forchetta non ci tocca altro che mischiare. Andiamo a prendere tutto, mi raccomando prendete tutto il parmigiano. Io mi dispiace ma non ho Veronica che mi registra i video. Ci andiamo a prendere un pochettino di sale, poi Veronica non so perché non mi ha seguito mentre sono andato a prendere il sale, chissà cosa avrà mai visto di così interessante da questa parte della cucina. Andiamo. Quindi vi dovete un po' accontentare di quello che c'è. Ok, forse ho abbondato un po' troppo col parmigiano. Guardate qua che movimento. Altro che va Ciccio Gamer. Voglio vedere adesso te fare sta roba. Voilà. Carbo crema finita. Andiamo a mettere la pasta, 80 grammi. Ho già preparato l'acqua qua, non mi resta altro che pulirmi le mani. Dopo essermi pulito le mani andiamo a pesare 80 grammi di pasta. Ok, eccoci. Piccola chicca, non per dire, ma uso lo stesso tipo di pasta di Ciccio Gamer. Per questo mi merito già un like. 83 grammi. E a noi piace così. Resettiamo la bilancia. Andiamo a mettere il sale, già preparato in precedenza. Andiamo ad accendere l'acqua e aspettiamo, signore, inizi a bollire. L'acqua bolle, andiamo a buttare la pasta. E ora non ci tocca altro che aspettare 12 minuti. A few moments later. Signori, è arrivato il momento clou di questo momento, ovvero andare a rosolare il guanciale tagliato in precedenza. Quindi venite un attimo qua. Quindi andiamo ad inserire. Se vi piace inserire a induzione più o meno bassa, non tanto alta, il nostro guanciale. Tanto dovrebbe rilasciare il suo grasso, ma io, così da grande cuoco, non ammazzatemi per questo, ma un filo d'olio glielo metto. Già troppo. E lo dobbiamo far rosolare mentre la pasta ha quasi finito, io la spengo. Quindi spegnete l'acqua, sono passati 12 minuti. Quindi la facciamo rosolare per bene, alziamo ancora un po'. La facciamo rosolare per bene. Signori, ora che il guanciale è pronto mi sono dimenticato di scolare l'acqua e la pasta. Quindi scoliamola immediatamente.
andiamo a scolare la pasta e subito dopo, senza farla scolare tanto, la rimettete con un po' di acqua cottura, mi raccomando. Ora che abbiamo il nostro guanciale cotto, andiamo a prendere un pezzo di Scottex, lo andiamo a prendere e lo andiamo a mettere su della carta assorbente. Per comodità ne metto due pezzi, va? Che non vorrei mai rovinare il tavolo. Li andiamo a mettere qua sopra. Mi raccomando, scolatelo un po' prima di metterlo, cioè scolatelo col cucchiaio, ma ne sto buttando più fuori che dentro. Ora che il nostro guanciale è qua, lo lasciamo asciugare un attimo qui. Nel mentre riprendiamo la nostra padella dove abbiamo fatto cuocere il guanciale, lo andiamo a mettere qua e facciamo fare un ultimo giro alla pasta qua dentro. Quindi accendiamo di nuovo tutto a pochissimo, solo per farla girare un attimo. In questo momento, Ciccio Gamer, non ti arrabbiare, non sto facendo risultare la pasta, l'ho messo a 3, quindi è pianissimo. Scolare bene, la porto semplicemente di qua e faccio sì che un minimo di amido ci vada. Torniamo sull'argomento risottatura. La facciamo girare un po'. Ok, ora che la nostra pasta è pronta, andiamo ad aggiungere la nostra carbocrema. Andiamo a mischiare tutto e in questo momento andiamo ad aggiungere il guanciale ormai scolato. Gli facciamo fare una passata anche a lui. L'odore è molto invitante, eh? E voilà! Ed ecco voi la carbonara di Ciccio Gamer 89. Signore, pure questo video è arrivato alla sua fine. Quindi se prossimamente avete altri contenuti del genere, scrivetelo qui sotto che io ho molte idee in mente, dovevo solo capire se vi piacciono contenuti del genere, quindi lasciate un bel like se vi è piaciuto. Prossimamente usciranno altri contenuti, non vi spoiler, vi dico le cose, lo vedrete prossimamente. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like, dislike praticamente lo io vi... Ok?